Buongiorno amici! Siamo tornati! Un'altra giornata in Italia. In Italia però, in Italia, sempre nel Biandronese. E oggi vi vogliamo portare in giro per la Fiera dell'Artigiano. Che... infatti è la Fiera dell'Artigianato. Ah, sì? Vabbè, il concetto è lo stesso. Perché è la Fiera dell'Artigianato che è realizzata dagli artigiani. Quindi è una fiera comunque dell'artigiano. L'artigiano in fiera, infatti, si chiama. Artigiano in fiera, ok. Che è a un'ora di macchina da casa della Flecchia, a Rho, zona Milano Fiera. Perfetto, giusto? Hai dato tutte le indicazioni. Ho dato tutte le indicazioni ed è l'ultima giornata, quindi la Flecchia ha organizzato lei tutto questo... questo tram è l'ultima domenica in fiera, quindi sarà pieno di gente. Io non ci sono mai stata, lei c'è stata un po' di tempo fa, ma visto che siamo tornati da poco in Italia è perfetta per noi, esatto, per, visto per tornare che... ad apprezzare l'Italia. E visto che ci manca già viaggiare, altro non faremo che viaggiare tra gli stand della fiera. Quindi detto ciò, siamo ci mettiamo pronti? In macchina, sì, siamo prontissimi questa mattina. Ci mettiamo in macchina, un'ora di autostrada, ci vediamo in fiera. Siamo arrivati a Rho! Oh, ma fa freddo qua a Milano, eh! Fa freddo? Piandrò non faceva così freddo! Siamo tutti in fiera a Rho! Oggi abbiamo fatto un'uscita così, su due piedi! Fa freddo! Marciedi. E fa freddo! Speriamo che ci fanno entrare subito perché fa freddo! Bells are tingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. Ragazzi, siamo arrivati in fiera. Di nuovo. Vieni Vanni. Allora, siamo arrivati in fiera, ci hanno controllato il Green Pass. Poi cosa ci hanno controllato? L'invito. Adesso ci vuole l'invito per entrare. Per entrare così loro possono controllare quante persone entrano alla fiera. E poi abbiamo dovuto superare i controlli stile aeroporto, perché ti controllano se porti dentro qualcosa di illegale. E il bagno era tutto gettato. Porco. Dai, e adesso andiamo. Siamo dentro. Andiamo alla fiera. Siamo venuti alla scoperta degli artigiani d'Italia e del mondo in Fiera Rho, come ogni anno dal 1996. Italia, Asia, America, Africa, Medio Oriente, Europa. Questi sono i protagonisti che ogni anno aprono le loro porte a milioni di visitatori. Allora ragazzi, siamo partiti con il primo padiglione, che è il padiglione dell'Italia, ma c'è anche un po' di India, non sappiamo il perché. Non sappiamo come mai, però c'è la Valtellina, l'Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte e l'India, così che spunta. E c'è tanto cibo, che poi il padiglione dell'India ci ha un po' ricordato i nostri tempi in India e in Nepal, perché poi c'erano tutti i sapori, tutte le spezie, gli odori proprio di quei paesi. Vi faremo un viaggio nei paesi dove siamo stati, attraverso il cibo e quelle culture. La fiera si sviluppa su 4 padiglioni, 3 dei quali dedicati ai prodotti tipici delle regioni italiane. Il quarto invece è dedicato al mondo internazionale e promuove gli artigiani e le loro tradizioni. Non ce n'è sul cibo, non ci batte nessuno. Dobbiamo
assaggio taralli di Altamura. Come so? Tarallini. È formata la fila davanti all'assaggio del formaggio qui nello stand della Sardegna. Amici sardi, aiutateci a capire cosa dice. Non capiamo. Ma porcheri. Co porcheri. Co porcheri. Non capiamo cosa dice. Dice la porcheria. Co porcheri. Noi siamo presi il cannolino siciliano, vero Nico? Mi ricorda la faccia soddisfatta della Nico. Adesso ce lo pappiamo. Invece la flecchia che si prende? Io mi voglio prendere l'arancino. Quindi abbiamo scelto la Sicilia. La Sicilia, perché iniziamo così. Com'è Vanni? Buono! Buoni? Buoni! Ci ha messo un po' per trovare gli arancini senza carne. Mm-hmm. E alla fine ha preso i mini arancini. Mini arancini con mozzarella e funghi. Adesso è il turno dell'assaggio al pistacchio. Minchia, buono! Vediamo, se dico minchia buono è buono. Minchia buono! Diciamo che agli stand non è che gli hanno dato un ordine molto logico, eh. Hanno messo la Sicilia a fianco all'Australia, la Sardegna a fianco alla Lombardia. Però va bene, c'è tantissima, tantissima roba. E invece nello stand dell'Australia abbiamo la carne di canguro e quella di struzzo. Dai taralli della Puglia al cannolo siciliano siamo tornati nei nostri Stati Uniti con il loro tipico fast food. Certo che ci hanno avuto proprio coraggio a mettere lo stand dell'Australia e dell'America in mezzo a quello della Sicilia, della Sardegna e della Puglia. È proprio il gusto di mettercelo e basta. Ci vuole coraggio. Non ci sono dubbi, la cucina è il punto forte della nostra tradizione e qui in fiera ne fa da protagonista. Siamo arrivati dalle parti mie, nelle Marche. Ogni stand mette in risalto le proprie specialità gastronomiche che diversificano, caratterizzano e simboleggiano le regioni dello stivale.
Anche all'estero il cibo italiano è considerato il miglior piatto al mondo. E noi, che viviamo principalmente all'estero, non possiamo che confermarlo. L'asso nella manica? Beh, la semplicità. Piatti composti da pochi ingredienti, ma di maggior qualità. Bisogna ammetterlo, l'italiano è cresciuto dal profumo del ragù alla domenica mattina e le mani in pasta di tutte le nonne col grembiule ricamato. Siamo arrivati nel padiglione internazionale, siamo arrivati in Messico, non siamo arrivati con il van, ma questa volta siamo arrivati a piedi. Padiglione è quello ricco di colori, culture e profumi, che rappresenta il mondo al di fuori delle mura di casa. Torniamo per un attimo a rivivere le emozioni delle avventure passate tra le Americhe e l'Oriente. Qui, al contrario dei padiglioni italiani, c'è poco cibo, ma tanti oggetti e stoffe, prodotti a mano dagli artigiani del posto con precisione e tanta passione. Tra cibi, sorrisi, balli e curiosità, la Fiera dell'Artigianato regala emozioni per tutti i gusti. Quasi non ci si accorge che è già passata un'intera giornata. Amici. Ciao amici. Siamo tornati a Biandronno. Dopo una giornata intensa in quel di Milano, che poi non era Milano. Era Ro. Siamo tornati nelle tenebre. Ma voi vi starete chiedendo, ma che cazzo sto facendo? Siamo tornati, che era buio. Che è buio, che era buio. Che cazzo è la storia? Siamo tornati, che è buio, perché ci sei fatto tardi, il traffico. Perché qua il sole di mezzanotte non esiste. Non esiste il sole di mezzanotte. Qua inizia solo il buio delle 4 del pomeriggio. E quindi volevamo fare questo video in macchina. Prima di tutto per salutarvi. Per salutarvi prima di tutto, giustamente. Scusa, educazione, città. Giustamente. E anche per fare l'effetto fantasmi ladri diabolic. No. Però insomma, volevamo prima di tutto fare le quattro ciance in famiglia, come facciamo sempre dopo ogni cosa. E poi volevamo commentare a caldo, anzi a freddo, perché fa freddo, questa fiera. Dai! Che è stata bella! No, allora, innanzitutto voglio intervistarti. Quindi, signor cittadini, com'è stata la fiera di Ro? È stata bella!
ti è piaciuta? No, mi è piaciuta molto. Io non c'ero mai stato, lei ovviamente c'era già stata. A me è piaciuta molto, soprattutto esserci venuto dopo 2 anni all'estero, perché certo, comunque quando si torna in Italia, cioè dopo che uno vive 2 anni all'estero, la cosa che ti manca tanto, è il cibo. E tornare in una fiera del genere dove c'erano tutti i padiglioni che rappresentavano ogni regione dell'Italia con le proprie specialità, le Mamma proprie mia. Peculiarità, beh, è stato un trionfo del sapore, di tutto. Di tutto. Però quindi, ragazzi, la nostra amata Italia... cioè, sul vogliamo cibo. Parlarne? Il reparto Puglia, Liguria... E aspetta, qual è stato l'altro era reparto? Sicilia. Sicilia, Puglia, Sardegna, Oli. Riuscivamo ad andarcene. No, non riuscivamo. Con tutti proprio. I taralli che abbiamo mangiato oggi, quindi grazie ai pugliesi che oggi ci hanno fatto assaggiare i loro taralli. E quindi avremo tanti difetti, ma sul cibo. Porca miseria. No. Non ci frega nessuno. No. Però, insomma, è stato un altro modo per viaggiare in giornata. E per chi soprattutto non fosse mai stato in questa fiera dell'artigianato, vi abbiamo voluto far conoscere questo mondo. Esatto, questo mondo. Che poi era anche non solo italiano, ma anche internazionale, quindi c'era anche un po' di viaggio nel mondo culinario di tanti paesi. Ed è stata una bella esperienza, c'era tantissima gente, siamo contenti di esserci andati, anche perché era l'ultima giornata, quella che abbiamo fatto noi. Sì. E quindi è stato hai bello. Hai visto dove ti ha portato la Flecchia? È stata brava la Flecchia, perché ha organizzato tutto lei. Detto questo, di sicuro voi starete dicendo, ma come mai stasera dentro una macchina al buio? Niente, lo sapete, ormai siamo matti, ragazzi. Volevamo fare questo video stile ladri. Cioè, stile ladri. Stile campeggio, quando la sera si dovevano raccontare le storie horror. E cioè che si metteva la torcia sotto agli occhi per fare l'effetto un po' più cupo, ma a noi non ci serve da mettere la torcia sotto gli occhi, perché l'effetto horror lo facciamo lo stesso anche dal vivo senza luce. Molto bene. Detto ciò, stiamo facendo perché questa volevamo cosa? Provare questa pila, perché stiamo provando la pila dell'Olight, la Perun 2. Perché ragazzi, noi dopo tutti questi anni che andiamo in giro con le torce da testa e le ricariche con le pile che devi comprare tutte le volte al supermercato, e le pile non durano, e insomma è sempre un problema trovare le pile nel van. Quindi ci eravamo ripromessi di provare una pila ricaricabile e ne abbiamo trovata una super portatile, compattissima, con una potenza infinita, infatti ci sta cercando gli occhi, potete... vedere è benissimo vero. Come illumina ed è una piletta così, e quindi abbiamo anche trovato il modo, l'occasione per provarla e farvela vedere, perché abbiamo detto come possiamo e in effetti sappiamo che molti di voi sono camperisti, c'è chi va a pescare, perché Giovanni tu vai a pescare, lui me lo dice sempre, va a pescare, e insomma questa pila può essere utilizzata in tantissime occasioni, anche perché oltre a essere portatile, oltre a essere potente, oltre a essere compatta, è anche impermeabile, giusto? Quindi me ne abbiamo voluto parlare, lasceremo in descrizione il link e il prodotto, se volete dargli un occhio mi raccomando cliccateci. Ne approfittiamo anche per ricordarvi che lunedì facciamo la live, è finalmente vero, che ecco. Non stiamo purtroppo pubblicizzando più di tanto, però dovremmo farlo. Dobbiamo iniziare, giusto, quindi ora diciamolo a tutti, nel video precedente vi avevamo lasciato con l'insegna sopra che lampeggiava, quindi ragazzi lunedì 20 dicembre alle ore 21, quindi alle ore 9 italiane di sera, ci vediamo tutti in diretta live sul nostro canale YouTube. Così possiamo parlare del viaggio, quello che sarà, di questa panamericana che si è interrotta. Vabbè. Parleremo del più e del meno, ci faremo gli auguri di Natale. E? Non mangiamo un pandorino insieme? E magari mangiamo un pandorino, forse. Facciamo un brindisi tutti insieme. Ci sto, facciamo un brindisi tutti insieme. Organizziamo il brindisi live, il Bravo. Primo brindisi in streaming live con tutta l'Italia. Perfetto, quindi mi raccomando, puntatevi la sveglia, ricordatevi tutti di lunedì, non mancate, le campanelle non mancate. Solite.
E niente, quindi... Basta, fine. La fiera è stata bella, il video è stato bello, si spera. Però la pila è buona. La pila è buona, la notte è buia, non andiamo il drone è freddo, noi andiamo a letto. Ciao belli!